Oggi Michelle ci parla di un concetto bellissimo e molto profondo. Quanto più invecchiavo, quanto più insipide mi parevano le piccole soddisfazioni che la vita mi dava, tanto più chiaramente comprendevo dove andasse cercata la fonte della gioia della vita. Imparai che essere amati non è niente, mentre amare è tutto, e sempre più mi parve di capire ciò che dà valore e piacere alla nostra esistenza non è altro che la nostra capacità di sentire. Ovunque scorgessi sulla terra qualcosa che si potesse chiamare felicità, consisteva di sensazioni. Il denaro non era niente, il potere non era niente, si vedevano molti che avevano sia l'uno che l'altro ed erano infelici. La bellezza non era niente, si vedevano uomini belli e donne belle che erano infelici nonostante la loro bellezza. Anche la salute non aveva gran peso, ognuno aveva la salute che si sentiva. C'erano malati pieni di voglia di vivere che fiorivano fino a poco prima della fine e c'erano sani che avvizzivano angosciati per la paura della sofferenza. Ma la felicità era ovunque una persona avesse dei forti sentimenti e vivesse per loro, non li scacciasse, non facesse loro violenza, ma li coltivasse e ne traesse godimento. La bellezza non appagava chi la possedeva, ma chi sapeva amarla e adorarla. C'erano moltissimi sentimenti all'apparenza, ma in fondo erano una cosa sola. Si può dare al sentimento il nome di volontà o qualsiasi altro. Io lo chiamo amore. La felicità è amore, nient'altro. Felice è chi sa amare. Amore in ogni moto della nostra anima in cui essa senta se stessa e percepisca la propria vita. Felice dunque chi è capace di amare molto. Ma amare e desiderare non è la stessa cosa. L'amore è desiderio fatto saggio. L'amore non vuole avere, vuole soltanto amare. Hermann Hesse. Questo l'ho letto stamattina e corrisponde totalmente al mio sentire di oggi e volevo condividerlo con voi. Buona giornata a tutti. Se questo video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al canale.